Due, uno. Allora, Verba Manent, no? Per è Andata così, sono rimaste quelle parole? Cioè, mm. quello che hai scritto. Sì, sì, e fortunatamente non solo per me, mi sembra di, che, 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 sia, che sia stato, diciamo, un, un titolo azzeccato. Ma per te è ancora lo stesso valore quello che hai scritto in quel momento? Perché sai, poi a distanza di 30? Eh, sì. Lo, lo riguardi e ci vedi grande spontaneismo, Vabbè, ci vedo una, un, un ruggire. Uh, di, di, di età, di idee, di, di ispirazione e, e lo, lo vedo come un, un, un disco di grande vitalità, magmatico, che da solo scegliere si spostava da uno scaffale all'altro perché non, non, non trovava un, un genere che lo potesse ancora ospitare all'epoca. E, e quindi comunque un disco al quale sono molto affezionato, in cui tuttora mi riconosco, anche perché... Ora, come allora, faccio la mia cosa, do potere alla parola e la situazione dei libri di sangue mi sembra che abbia soltanto capitoli aggiunti, ma nessuna parola fine. Quando hai scritto un libro bellissimo: che faccio la mia cosa", bellissimo perché hai usato due piani, uno è la tua storia, l'altro è la storia di un genere musicale. P sì. Poi a quello arriviamo. Nella tua storia, il, il ruolo centrale dei tuoi genitori è, è, è davvero raccontato con grande dolcezza e con eh, la capacità di ancorarli a tutti gli episodi della tua vita, cioè ogni cosa che ti è successa tu riesci a riportarla a quello che hai imparato da loro. E tuo padre aveva una formazione scientifica molto forte, un sì, ingegnere elettronico, ma era un uomo di jazz, cioè la tua passione musicale nasce un po' all'incrocio tra la matematica e la precisione e il jazz. Eh sì. Sì, diciamo che il, questo eh, è il è, è una delle radici eh, della, del mio avvicinarmi alla musica. Eh, che, va che è supportato da una, eh, invece qualcosa di assolutamente eh, analogico e fatto di... Uh, di voci, corpi, calore e emozioni che la, la mia famiglia, la famiglia del mio padre, il, uh, di siciliana, insomma, quella che uh, mi, mi attribuisce un'origine siciliana. E il, lo straordinario, mi viene da dire, laboratorio, quella scena aperta che era il, il terrazzo della casa di famiglia in Sicilia, dove uh, ci si alternava. Uh, da solisti in un grande uh, ensemble costituito da una di solito un 25-30 persone con chitarre, mandolini, tamburi, violini, pianoforti, tutti che sanno suonare uno strumento, tutti che conoscono un repertorio di musica eh, tradizionale siciliana, recuperato da uno zio folclorista, Zio Gino Labruna, che aveva eh, il, il talento di andare nei paesi a farsi raccontare le fiabe e cantare le canzoni dalle vecchie del posto. E le registrava, riportava il, tirava giù i testi, tirava giù gli accordi, c'erano session di studio dove mio padre, mio zio, i miei cugini, eccetera, imparavano le parti, noi tutti si imparavano i testi e alla sera si cantavano le canzoni del Settecento, dell'Ottocento. Nella mia faida faida, l'ultima strofa, quella in siciliano, è una filastrocca della fine del tri, 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 Settecento tri, tri, in tarì sette esattamente. Eh, che Zio Gino ci ha insegnato. E la canta nella fattispecie mia cugina Vannina La che è anche una bravissima cantante, attrice. È, in buona sostanza ha imparato prima a suonare, cioè a suonare, a eseguire quasi che non ad ascoltare, cioè eh, ti è successo nel mezzo. E' un, un, quello. Una strana atmosfera nella quale eh, l'imparare, l'essere, il performare avevano una un unica, erano legati dalla stessa Bejamel, non so come dire. C'era la stessa mano eh, che esattamente. Senti, tuo padre e tuo zio astrofisico. Quindi sì. nella tradizione di famiglia, fisico, cioè, fisico e cibernetico. E cibernetico. Ti hanno passato un'enorme passione per l'informatica, di cui tu hai parlato tantissime volte. E mh, io ho visto tra l'altro un tuo uh, bellissimo speech. Ah. Cioè, <ride> bellissimo, perché ti, ti confrontavi con uh, degli studenti anche, credo, tra sì, il no. pubblico del Politecnico, sì. perché più volte dici qui al Politecnico. Eh. E hai raccontato la tua passione e il fatto di avere. c'è cioè questa immagine molto bella, poi eh, raccontata da te ancora più bella, dei primi hard disk, cioè il fatto di un bambino <ride> che si trova all'improvviso in un posto in cui sembra davvero che stiano quasi producendo delle armi <ride> nucleari, una cosa ah, stranissima. E sono degli hard disk che eh, però hanno un, una memoria scarsissima. Sì, sì, e tra l'altro l'hard disk, eh, che nella fattispecie eh, all'epoca era un hard disk da 20 megabyte. <ride> Ed era una, una lavatrice, era grande quanto una lavatrice. Al centro della quale, sulla sommità, c'era una cupola trasparente con una maniglia e un bottone. Quella capsula era l'hard disk, era la memoria removibile. Cioè, questo enorme capsulone contiene all'interno i dischi di, di metallo impilati, le testine che entrano, come negli hard disk moderni, solo che era da, da, da 20 mega. <ride> Pesava, credo, una decina di chili e bisognava smontarlo, tirarlo fuori, montarne un altro per poter avere altri 20 mega. 20 mega. Diciamo, è una foto. Adesso è una foto con una risoluzione sì, scarsa. Ma, ma 20 mega è poco più di un'icona sul desktop, oramai mi viene da dire. E il, la cosa interessante è, è che questo hard disk era circondato da macchine a schede perforate che era la memoria di massa immediatamente precedente. L'altra maniera per registrare le informazioni era i nastri magnetici o le memorie delle schede perforate su cui venivano fatti dei buchi che poi venivano letti dai lettori. E quindi c'erano queste strane macchine che erano degli, eh, sembravano de degli schedari in cui veniva infilata una pila di cartoncini grandi più o meno così con tutta una serie di buchi rettangolari, una pila intera, che veniva mangiata da questa macchina e quella pila era il programma, cioè il, il file certo. con il programma era rappresentato da questa pila. Un pochettino come contemporaneamente, uh, quando mi sono trovato a visitare questo, questo posto, che era il centro meccanografico dell'università di Palermo, e dove lavorava mio zio Vito, il... Uh, alla televisione faceva la pubblicità per le macchine per la maglieria Jacquard, quelle che dovevi shh shh andare che avanti cercare. Che funzionavano dietro. con quello. E utilizzavano un sistema di schede perforate, le più evolute, che non dovevi eh, modificare il disegno muovendo gli aghi. Utilizzavano una lunga scheda perforata, ma esattamente come i carion, on come il, il, le pianole del Far West in un cioè, certo ricordiamo senso. Ricordiamo che adesso le schede memoria già troppo grosse stanno poi sì no risultano anche un po fastidiosi. il fatto sì. che ci sia adesso una memoria fisica che sia materiale che sia materiale dottor. quando c'è tanto comodo un cloud immateriale nel quale poter apprendere che, che erano perché tu eri piccolo e io ero piccolo si sta parlando dei anni 70 cioè avrò potuto avere potrebbe essere il 78 il 79 poi questa cosa quello. resta perché ovviamente mentre c'era guerre stellari al cinema che ancora non si chiamava Star Wars certo. avevamo Darth Fenner Darth Fenner <ride> <ride> che è un grande sai che io negli anni mi sono sempre punito per averlo chiamato Darth Fenner poi mi sono ricordato che qualcuno ci ha fatto fare quell'errore ma sì cioè no, non è siamo, stato da Vader da subito, ma no, ma no, perché comunque sia. Cioè il, come esattamente con la stessa logica per la quale eh, si chiamano C1, P8 e D3bo in italiano perché eh, il, il motivo per il quale hanno avuto quei i nomi in uh, R2D2 eccetera è. Per una assonanza con il loro linguaggio, perché suo, il loro nome suona come, come il loro. Que, esatto. Nome. E Darth Vader doveva essere il, il Dark Father, certo. Soltanto che qui Nel non avevo proprio. L'abbiamo buttata su Fen. Dai, dai, su Fenner. cioè. Mi iniziano a mettere sta, anche quest'ombra sul padre, certo. Diciamo che sembra. The Good Fenner. <ride> Senti, ehm, poi proseguendo di lì, perché poi evidentemente, oltre alla musica, quest'altra passione vera, no? Per, per, per la conoscenza, poi per sapere come funzionano le cose sì. Ti, sei stato uno dei primi a ottenere un VIC-20 sì. uno dei primi uno dei pochi ai tempi a ottenere un VIC-20, per chi non lo sapesse il VIC-20 era una, una tastierona sì. con, con dentro delle cose sì. che attaccata a un monitor costituiva una specie di magia assoluta perché si passava dalle console dei videogiochi sì. a un personal computer Esatto, era una, un home computer. Home computer. personal aveva quella una nobiltà, certo. eh, diciamo, superiore, <ride> intendo. Erano il, il personal computer che c'era all'epoca era l'Olivetti all M24. Sì, no? che era una eh, cosa adulta. Che era una cosa adulta con lo schermo a fosfori verdi innanzitutto, cioè non, non c'erano i colori perché non servivano chi doveva lavorare, mica si aveva lavorava. bisogno dei colori. Invece il, il Vic 20 era una di fatto era una tastiera con dentro una che da logica e delle porte, eh, soprattutto per il joystick, eh, che permetteva di programmare il linguaggio basic. Grande limitazione l lo schermo aveva una, una risoluzione di, eh, mi pare, 40 caratteri per 23 rettangolari, e rettangolari. Tra l'altro. E lì dovevi stare, avevi quei 16 colori eh, che, che potevi gestire, ma soprattutto avevi. 3,5 kilobyte di memoria. 3,5 <ride> kilobyte di memoria è un po' meno di tre pagine di testo su Word. Sì. Uh, e quindi è una quantità veramente ridotta. E infatti c'era l'infernale registratore, chiamiamolo così. La nostra generazione è cresciuta con press play on tape. Esattamente. E poi attese infinite. Perché esatto. noi. Diciamolo perché chi, chi ci ascolta ha meno di 30, <ride> <E> già è già. <ride> Non ha memoria di questa cosa, cioè noi per giocare ce lo dovevamo guadagnare in tanti sensi. Era fatica. Aspettavi fino a un'ora, anche tre quarti. Ora. Ora. Ma dipende, alcuni giochi anche un'ora e mezza. Cioè eh, Summer Games della Epix, eh, che era un bellissimo gioco delle Olimpiadi con un'animazione, si sta già parlando del, però del successore del V20, certo. eh, del Commodore 64, 64, che anziché 3K aveva 64K, quindi era proprio un universo, una macchina un una maschina, la guerra. Silicon Valley intera, <ride> ce no? l'avevi in Beh, casa, più, lì. E, e essendo dei programmi complessi, eh, articolati, con molta grafica, e insomma un utilizzo... Erano grossi e ci voleva anche un'ora e mezza a caricarli. Il problema era che, visto che si utilizzava un'audio cassetta normale sulla quale veniva registrato un suono molto simile a quello del fax, chi ha meno di 30 anni forse Ricordo. non sa neanche cosa sia un, un fax, <ride> non so, rimaniamo in argomento, però eh, non so. O il Modem 56K, per chi ha avuto l'occasione di, di, di utilizzarlo. Pensa sembra tutto archeologia, è terribile. Mentre lo raccontiamo, sembra tutto archeologia. Sembra tutto archeologia perché, il, a differenza dello sterzo dell'automobile, che è una cosa che concettualmente non cambia da quando è stata inventata l'automobile. In questi ambiti invece sono cambiate tantissime cose, c'è stata una rivoluzione copernicana, davvero. E il, quindi il, il limite era che questo nastro, questa audiocassetta, aveva tutte le problematiche dell'audiocassetta e quindi fluttuazioni di velocità, o addirittura un problema di azimut, ovvero sia l'altezza della testina di lettura in relazione al nastro magnetico. Nastro. Quindi io, spostando in alto e in basso si riesce a mettere a fuoco acusticamente, magneticamente, una traccia, quindi avendo una risoluzione migliore. Se l'azimut con cui era stata registrata quella cassetta, che era diverso da quello del registratore sul quale la volevo riprodurre, cioè l'amico, aveva cioè un azimut sballato, io dovevo intervenire con un cacciavite per tentativi. E il risultato ce l'avevi soltanto dopo un'ora e mezza. E quindi c'era caso che aspettavi un'ora e mezza? E non entrava il gioco. E quindi dovevi dare un quarto di giro, riportare indietro, aspettare un'altra ora in me. Questo mese. come pubblicità progresso, per chi adesso con le modernissime console gioca online in tempo reale. Sappiate che noi. <ride> abbiamo, <ride> sappiate che noi, chi gioca in streaming in tempo reale. Che ho scoperto questa cosa sì, sì, che mi ha veramente. a distanza streaming. Mi ha scioccato. Non hai bisogno di avere un super computer perché no, no. il super computer ce l'ha. La invidia e è in tutti appoggio. i colleghi giochi sui loro terminali, sì, il sì. gioco che però tu hai comprato. Che tu hai comprato, certo, il denaro lo hai versato, perché sennò non funziona. sì Cosa che invece all'epoca del Vic-20 e del Commodore 64, credimi, capitava molto di rado. Molto di rado. Invece subito dopo questa, questa grande intuizione ti, ti ha portato per qualche tempo invece anche a fare un po' il, a produrre insieme ai tuoi amici delle repliche, diciamo, non autorizzate di alcuni programmi che giravano, ma questa avendo appreso nel tempo che... Con il tempo che passa... Certo. L'amico che arriva con un libro in cui ti spiega come funziona l'assembler, cioè il linguaggio macchina, quello che viene utilizzato per la programmazione evoluta, non il basic, ma agendo direttamente sui registri interni della CPU, della macchina, bla bla bla. Abbiamo capito come era agevole poter per esempio cambiare le scritte dei giochi certo. e quindi quello che si chiamava per l'appunto Pac-Man poteva diventare Pic-Man. pac una roba Ma che tu potevi vendere. Esattamente, che poteva a quel punto essere agevolmente eh, redistribuita. Certo. Il, il fatto è che all'epoca in Italia, nelle edicole, c'era chi lo faceva a livello commerciale questa pratica. Sì, sì. E... Pensa che c'è chi lo fa tuttora, <ride> in altri modi. Quindi... In altri modi, c'è cioè, chi lo fa con i programmi TV addirittura. Esatto, <ride> può penso, succedere. Penso. Quindi voi non l'avete fatto su scala industriale. Chiamiamolo rebranding. Re eh, a un certo punto di questo percorso c'è un incontro, un incontro con una tecnologia in realtà, con un programma che eh, mette insieme un po' però quello che poi sarà, sarebbe diventata la tua professione e quella tua passione del momento, che è un programma di sintesi vocale che si chiama Sembre Sightar e che ti fa intuire che però ci si possono fare anche delle altre cose con queste macchine, oltre agli scherzi telefonici che mi affascina molto, <ride> che programmare con una voce sintetica degli scherzi telefonici, ma poi si può fare anche musica, cioè si può iniziare a pensare sì. a come lavorare su quella cosa. Sì, perché il, giocando con questo, uh, con questo programma tedesco... Uh, in cui praticamente c'è la possibilità di scrivere un fonema seguito da un numero che indica l'intonazione, l'altezza di questo fonema, eh, avere la possibilità di, eh, di far pronunciare a un computer un, una frase articolata, eh, ciao Michele, ma con questo tipo di, in, di, di modulazione, ciao Michele. Ah, 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 no? quindi con, pentagrammando certo. la, la, quello che succede nel, nell'eloquio e ricostruendo l'altezza di ogni singola sillaba eh, mettendoci il numerino adatto e avendo una macchina che quindi può parlare ma che può cantare, che può suonare perché se io gli faccio dire A O U e lo modulo, ho la possibilità di Suonarlo. Che prende accenti e colori, non quelli della voce naturale, ma riesce no, a lavorare. Però, con, con un qualcosa di. Ehm, con diciamo, de, dei suoni assolutamente comprensibili come fonemi. Eh, quindi non un un universo uh, di vittoria di molto più uh, articolato. Questa è un po' la fortuna di Elio. Invece, quell'altra cosa lì ci ha lavorato. Quell'altra in cosa, invece, modo. è stato eh, la, la <ride> cioè cioè era sì. più core business di, esatto. di Elio. Sergio, eh. senti, ehm, hai qualche come dire forma di nostalgia, cambiando completamente argomento eh, per quelli che ben pensano? Non per la canzone, poi quello ci arriviamo a per, proprio. Sembrava terribile che ci fossero quelli che ben pensano, adesso non pensano più neanche bene. Cioè, è, è vero che avere nostalgia del malaccio rispetto al male assoluto non è bello, però siamo riusciti a peggiorare. Sì, sì siamo riusciti a peggiorare. E io ho esagerato un po' quando ho scritto, calcato la mano su, certi, su certe tinte. E quella è la pena dell'artista. Però il fatto che alcuni vizi privati orribili. Siano diventati vizi pubblici, cioè non più mascherati da pubbliche virtù. siano diventati uno status symbol lo status symbol. Sono lo così, così symbol. perché mi fa: me ne frego e racconto. Ah, proprio me ne frego <ride> e racconto <ride> le cose come. Eh, ti aspettavi che sarebbe successo in quel momento. Cioè, tu denunciavi una cosa eh, che era molto italiana, questa doppia vita, la doppiezza assoluta come cifra. E, e poi è diventata una specie di reduzione ad un, cioè è diventata quella roba là. Eh sì, avrei dovuto ascoltare più volte con maggiore attenzione la canzone di Cocchiere Nato, lo sputtanamento. <ride> e invece? Eh, perché non. Eh, sinceramente, non immaginavo a sti livelli. Non a sti livelli. Cioè, una mandata in vacca così poderosa, no? Così alpina, <ride> in, in, in vacca viola, viene sì, a sì. Dire quasi. E non, non me l'immaginavo, forse me l'aspettavo anche perché ci si aspetta, aspetta tutto, noi siamo abituati ad aspettarci tutti, ormai. siamo stati abituati fin da piccoli, cioè avevamo Gava, intendo, quindi cioè, ci si poteva aspettare veramente sì, tutto. Poteva succedere. No? E quindi insomma, altro che le, la declinazione, il problema è... È quello della, de, della fotocopia della fotocopia, cioè del eh, riprodurre una situazione negativa al passato eh, degradandola ulteriormente, degradandone anche quell'estetica quella, eh, quell superficiale, cioè un testo brutto che man mano che lo vai rifotocopiando usando come sorgente l'ultima fotocopia fatta diventa anche evanescente, poco, poco comprensibile Ma e quindi interpretabile un po' come ci pare no? tu, tu hai avuto la, la capacità rara di scrivere un testo generazionale nel senso che moltissime delle persone io, tantissimi altri hanno trovato in quel testo una serie di ancoraggi no? che eh, erano importanti in quel momento c'è uno, c'è un ragazzo che scrive una cosa che io capisco, sta scrivendo una cosa che io capisco e che è la mia stessa forma di frustrazione, di rabbia di, eh, che, che effetto fa vedere ogni tanto quella canzone cantata da chi l'ha completamente fraintesa ti faccio un esempio pratico eh, una trasmissione televisiva una conduttrice televisiva, non faremo nomi molto legata a un mondo ridanciano e frivolissimo e addirittura un mondo molto eh, come dire, molto briatore come, come tipo di cantava sul, durante la sua trasmissione sono fuori dal tunnel del divertimento con un'enfasi meravigliosa, con delle ballerine nude eh, che cantavano con lei e lì capisci proprio significante e significato quanto si scollano quelli che ben pensano a una canzone che io ho sentito cantata da gente che è esattamente l'obiettivo sì. di quella canzone. Sì. Come vivi questa cosa? Esatto. Ma a me è successo da subito. Cioè, mi ricordo nell'estate del 97, eh, no, l'estate, in realtà l'estate del 98, perché il grosso successo di, Fight the Fight, di di Quelli che ben pensano, è avvenuto dopo l'uscita del video. Che è accaduto ai primi di settembre del 97. E quindi, già nell'inverno del 97, primavera del 98, eccetera, io veniva affrontato da persone che di impatto a vederli così erano evidentemente parte di quell'universo, quella casa di Parioli, eccetera, che venivano a giustificarsi con me. La prima cosa <ride> che veniva fatta è diceva: no, perché ah, oh, avrei ha fatto un pezzo da paura e eh? ah, è rotto come. Però, come <ride> vedi che sto così? E grazie che do a lavorare. Però, quando arriva il sabato, la domenica, la tuta. E mentre mi dicevano questa cosa, io li <ride> vedevo con quella stessa cravatta intorno certo. alla testa, camicia slacciata, sopra al tavolo, ruotando <ride> la giacca, no? Con sotto una baciata pesantissima. Ascoltando quelli che ben pensano nella propria testa ed entusiasmandosene. E lì ho capito, ho capito che quando uno scrive le canzoni, una volta che la canzone è scritta ed è pubblicata, è di tutti. Non e è quella, quello lì, lui aveva ragione, aveva ragione. Perché la sua interpretazione di quelli che ben pensano era giusta, diametralmente opposta alla giustissima motivazione che do io, alla più che giusta motivazione che dai tu, perché ognuno in materia di arte e di interpretazione dell'espressione artistica, ognuno ha ragione. E se uno ci, ci vede, si convince di vedere l'esatto contrario di quello che qualcuno sta dicendo, nessuno ha diritto di dirgli che non ha, che non ha ragione. Anzi, io che ho, sono un artista sono, ho, ho, il, ho il privilegio di poter avere una testimonianza di qualcuno su un qualcosa che nasce. Da, Nasce da me ma è cresciuto con lui e quindi de devo capitalizzarlo. Poi che c'entra? È chiaro che ti fa ridere, ti cascano le braccia, par parlando di braccia perché insomma siamo, certo. siamo adulti <ride> a educati. Pro a proposito. Eh, giusto. Quante, quante fasi emotive diverse hai vissuto dal 7 marzo del 2020 a oggi? Quanti passaggi ci sono stati? Tu in particolare ci hai sentiti in quel periodo? Hai, hai sofferto molto, mm. eh, hai sofferto però per un motivo molto preciso sei riuscito a raccontare, a spiegare, e poi l'hai fatto benissimo anche con nuvole, sei riuscito a spiegare che la tua rabbia stava nella mancanza di empatia di tutti, cioè il fatto che stessero succedendo delle cose così orribili, così poco controllabili, e ci fosse ancora chi riusciva a portarle sul piano ideologico, sì. cioè o divisivo, o comunque non è un problema di tutti, è un problema di alcuni. Lì sei stato male, anche da fuori hai avuto prima una fase di rabbia e poi di silenzio. Sì. Poi come hai fatto? Cos'è successo? Che ti Poi va? ho scritto Nuvole. Poi ho scritto Nuvole. Ho scritto Nuvole che è una, ehm, che è una canzone, eh, è una delle mie canzoni ehm, e ho chiaramente un legame specifico come ce l'ho per ognuno dei miei pezzi, ma è, un, è stato un esempio di eh, utilizzo terapeutico della scrittura. Eh, perché mi sono trovato in quella fase che stavi così bene descrivendo, eh, dove la, il rifornimento costante, lo streaming costante di informazioni non poteva essere interrotto, eh, non riuscivo ad avere una soglia d'attenzione superiore ai 5 minuti per la lettura di un libro, di un articolo che non, fosse, che non riguardasse la, la crisi Covid, eccetera. E non potevo vedere la serie, niente, niente, ero lì attaccato con il telegiornale, Twitter, Facebook, il New York Times, no? il, il Guardian, Lancet a un certo punto. Era, arrivi... Fammi vedere Lancet. Chiara Valeri è venuta qua, ha detto una cosa molto, molto bella, lei, che è matematica. <ride> ha detto che eh, il danno che abbiamo fatto ai numeri, eh, usandoli del tutto a sproposito per qualche mese, è un danno grave e eh, io ho avuto, seguendoti, questa impressione che tu, a un certo punto, ti sia stancato di processare quei numeri. Sì. Prima ti sei battuto come un leone contro qualsiasi cretino della rete, eh, cercando di portare la verità dei numeri, della sì. scienza. Poi ti sei fermato è come se quella cosa, ed è successo a tanti, sì. come se quella cosa non fosse più importante, cercare di spiegarsi. Sì. No? cercare di portare il tuo dolore agli altri la tua rabbia agli altri e, e l'hai risolta invece trovando tu una risposta che è quella canzone ma che è anche un modo diverso di riaffrontare questa sì, sì cioè mettere, mettere un punto eh, che non necessariamente è un punto a capo però mettere un punto eh, e poterlo utilizzare come raffronto cioè poter guardare un prima e un dopo in relazione al punto che si è messo e eh, sì la reazione che ho avuto è stata di uh, uh, disamore, disamore per quel tipo di battaglia concettuale, perché non ideologica, concettuale, basata su, su, su un pensiero, su una, una riflessione, sull'oggettività, ecco, la ricerca di riportare a livello oggettivo quello che tutti quanti si vedevano e invece trovarsi sempre di fronte a un display di varia soggettività che eh, ognuna delle quali inferiva in maniera più o meno collaterale più o meno utilitaristica nel senso che bisognerebbe tutti quanti certo che sta cosa qui no perché tu rientri in quella, in quella nicchietta là e quindi te la scavi preventivamente ecco questa cosa qua cioè io dal momento in cui dal 23 di febbraio ho capito che eh, si sarebbe ritornati sul palco sicuramente dopo almeno un anno e mezzo cioè ho guardato mia moglie e, e ho detto se ne riparla nell'estate del, speriamo se ne riparli nell'estate del 2021, di poter eccetera. E adesso nutro dubbi, nutro dubbi perché eh, tra l'altro nel. Ci siamo più orientati a marzo 2022 per iniziare siamo, a fare delle cose più, insieme. Stiamo più guardando rispetto a, esatto, a, a, a un altro anno. E la uh, accidenti. Uh, necessaria lucidità che bisogna avere nell'affrontare una presa di coscienza di questo tipo. Ovvero che per i prossimi due anni non potrai lavorare e quindi non potrai guadagnare e, mm, e via discorrendo. Uh, hai fatto una canzone di successo nuvole e piace un casino di gente. Non puoi andare a cantare da nessuna parte, non puoi, non puoi guadagnare praticamente una lira perché gli streaming per faraonici che possono essere nel mio caso non lo sono non, non sono quelli che ti portano il reddito per un progetto perché non è reddito per una persona è reddito per un, per per un tutto progetto. Il progetto quindi un qualcosa che si basa sul volontariato sul facciamo per restare vivi per restare a galla per poter potersi sentire per farsi la doccia ogni mattina e farsi la barba quando si deve. E, e il fatto che questo tipo di lucidità alcuni lo abbiano dimostrato immediatamente, soprattutto nel settore di cui io faccio parte. E lo affermo non solo perché è un settore privilegiato per me perché chiaramente conosco più persone in questo ambito che nella metallurgia, piuttosto che nella produzione di eh, finiture in Moplen. Però eh, noto che la presa di coscienza e la responsabilità del, eh, di questo settore dell'economia eh, non ha avuto riscontri di pari intensità in altri segmenti. Ecco, diciamola così. Sì, uh... verissimo. Anche perché probabilmente eh, plasticamente, da vedere da fuori, è più facile immaginare l'interruzione di, di questo lavoro perché le persone accalcate in uno stesso posto, ma in realtà è semplicemente una lucidità diversa perché le persone si accalcano tutti i giorni ovunque e l'idea che lo spettacolo sia sospeso, di te l'avrei chiesto quale fosse il genere di sentimento e il livello di frustrazione di produrre, scrivere, riuscire a tornare a scrivere e poi non avere eh, la possibilità di fare veramente, cioè rimanere, rimanere sospeso. Eh, hai avuto sempre tantissima attenzione eh, e questo per due motivi probabilmente. Uno è eh, l'irredentismo dell'adolescenza, cioè sentirsi sempre adolescente e quindi capire cosa provano, che è bellissimo. L'altro è ehm, una tua sensibilità particolare e eh, hai detto più volte che annichilire la fantasia dei ragazzi significa lasciare che si abbruttiscano. Lo dicevi mesi fa, questi dati sono spaventosi la quantità di eh, patologie proprio legate anche clinicamente alla depressione, eh, autolesionismo, eh, la mancanza di sfoghi possibili al di là della pressione costante della malattia, dell'idea della malattia, ma l'impossibilità di socializzare sta distruggendo una generazione rispetto alla quale siamo non noi, ma siamo molto distratti, molto distratti su certo. quel tema, ci rivolgiamo a loro con tre g, li chiamiamo i giovani perché sono tutti quanti alla fine dei bimbi. Minchia, no? cioè, non c'è rispetto verso gli individui giovani, non c'è il, il, uh, il minimo la minima assunzione di responsabilità. Cioè, questo puttanaio è colpa di noi adulti mica di questi ragazzi che sono appena arrivati, hanno, alcuni di loro hanno appena ricevuto le chiavi del futuro con la maggiore età. E gli si sta consegnando questa roba, la fanno... Cioè, io fossi un adolescente sarei molto più incazzato e molto più reattivo di come lo sono il, i, quelli, quelli attuali. C'è una grande fortuna ad avere una gioventù così equilibrata. E, e ho iniziato anche a sopportare male quando si inizia a raccontare questa gioventù come eh no, perché i ragazzi di oggi sono molto più resilienti. No, non sono più resilienti, non sono resilienti. Non sono resilienti. Uh, un po' sono a, disabituati a, a certa ribellione, a certa ribellione, non alla ribellione. E, e uh, un po' sono anche forse un po' più coscienti di, di, quanto, di quanto siamo noi. Cioè, lo, la responsabilità di quello che succederà, non pensate che non la sentano. Cioè, in questi giorni, eh, mentre stiamo parlando, ci sono eh, licei in, in tutta Italia eh, che sono occupati. Giustamente, giustamente, io sono al fianco di questi ragazzi nel eh, protestare dopo un anno sul fatto che ancora non sia stata allestita, il sistema non si sia adeguato a permettere l'istruzione, la didattica in presenza, che unisce contemporaneamente la grande utilità della didattica e dell'apprendimento e della scuola, blah, 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 e la socialità, cioè vedersi nella propria classe è un momento di socialità che si somma eventualmente agli altri momenti di socialità, ma se si leva questo grosso momento della scuola è fisiologico che debba essere ricercato in altri ambiti, non sicuri come la scuola. È sicuri come la scuola? È sì. sicura la scuola? Non lo è più. Forse, chi lo sa? Ci sono però delle metodologie per poterla rendere sicura, basterebbero degli investimenti, hanno fatto degli studi, ma l'hanno fatti già dieci anni fa, cinque anni fa, tre anni fa, due mesi fa, due settimane fa. Fanno studi in cui spiegano che utilizzando la mascherina, con il sistema di ricircolazione forzata dell'aria che in 20 minuti ti ricambia l'aria la la, di un'aula, e un piccolo sistema, un microfonino a baffetto con una cassettina per amplificare, con un investimento complessivo dell'ordine dei 3000 euro più o meno, si può trasformare una classe in un, aula, un luogo abbastanza sicuro in una cosa dove c'è una percentuale di trasmissibilità dello 0,05% quindi estremamente bassa però si è preferito investire su altri dispositivi fantasiosi le rotelle, mirabolanti <ride> le rotelle che un giorno perché quando andavamo al liceo tu e io non ci hanno messo i banchi a rotelle perché in genere muovevamo i banchi senza rotelle non era complesso prima. Ce n'era bisogno fondamentalmente <ride> esattamente. <ride> e... Tranne che per essere accompagnati fuori col banco, cosa che succedeva. Però ehm, e questo, questo è, un, è un punto. E su questo punto, tu, in realtà, non fermandoti alla constatazione del. e sul fatto che le parole, eh, torniamo sempre allo stesso punto, eh, abbiano un peso e che la musica, come hai detto, è un viaggio nelle parole. Non hai riscoperto perché non l'avevi dimenticato, ma hai voluto lavorare su uno dei più bravi a parlare con i ragazzi e con i bambini, cioè Gianni Rodani. Cioè, lì hai fatto un lavoro eh, grosso eh, sulla, sulla parola, sulla, eh, sul fatto che la scrittura per bambini sia più che scrittura per bambini, eh, e sul fatto che gli adulti eh, lo dovrebbero rileggere un po' no? la grammatica della fantasia. Come com ti è venuta la. Ma guarda, la... io ho sempre avuto una passione per Rodari, uh, perché quando ero, diciamo, quando ero un bambino uh, mia mamma mi leggeva Rodari, uh, io ho iniziato a leggere Rodari perché ho avuto la fortuna di aver iniziato a leggere molto presto, e a scuola... Rodari era nel, nei sussidiari eh, e quindi il, uh, si, si frequentava. E con il passare del tempo ho, ho scoperto che c'è un Rodari per ogni età, che è sempre lo stesso. È sempre lui, che è sempre lui. Cioè non è che c'è... C'è una produzione, a parte la grammatica della fantasia, che certo. è un libro non per bambini, no. ma è un manuale per. imparare a parlare ai bambini. Per imparare a parlare ai bambini, per imparare a parlare in generale, per imparare a giocare con le parole e per imparare l'importanza della regola nel gioco. Senza la regola non esiste il gioco, quindi non esiste il divertimento. E il. E quindi scoprire che in ogni età si, da, si può dare una lettura diversa delle, della produzione di Rodari, sia favolistica, di, di poesie o di prosa. E il, quando il, sono stato contattato dalla produzione eh, per la realizzazione di un, un documentario sulla, sulla vita di Gianni Rodari, io mi sono sentito veramente a casa. Perché... Eh, e qualcuno, cioè Rodari è forse uno dei pochi autori che, avendomi esplicitamente detto come, cosa si può fare con le parole e come è divertente giocare con le parole, con le lettere che costituiscono le parole e con i periodi che costituiscono un discorso e con i titoli delle copertine in una, scritte sulle coste in una libreria, e, mi ha motivato a entrare sempre di più nell'universo della parola quando uno legge Rodari capisce che giocare è una cosa serissima i bambini la prendono molto seriamente eh, in questo grande disimpegno, in questo modo di disinvestire continuamente sui ragazzini, sui bambini eh, fingendo di farlo e propinandogli in realtà delle schifezze orribili eh, per cui giocare è divertente giocare è solo divertente sì. e di responsabilizzarli non pensi sia stato un errore drammatico, durato almeno un ventennio, per cui questo processo continuo di responsabilizzazione, no? come se fosse tutto sempre meno importante, sì. abbia portato però invece anche a quello che tu dici, eh, essere un po' un valore che io invece vedo come una cosa preoccupante, cioè questa forma passiva un po' di accettazione eh, di questo ruolo di totali comprimari in un mondo che è già loro. Sì. cioè Noi siamo degli arnesi vecchi, eh, dobbiamo fare ancora delle cose, se sì. ci riusciamo, se avremo tempo. Loro invece sono in una posizione in cui qualcuno continua a dire aspettate ancora un po', sì. continuate a fare cose stupide, tanto sono stupide, e non porta a questa forma di apatia un po'. Eh, ehm, tu tu certo. hai detto, prene, mh, dovrebbero incazzarsi di più un po'. In questo momento ci sarebbe da arrabbiarsi tanto. Ma bisogna essere messi davanti a delle frustrazioni. Bisogna essere frustrati. Bisogna ricevere frustrazioni per poter. Uh, Crescere autocoscienti, ma a livello proprio di, di propriocezione, mi viene da dire la frustrazione è importante. I no che formano, certo. quella roba lì, no? Ma è anche proprio la frustrazione del uh, guarda, bisogna uh, bisogna lavare in terra, ma io non ho mai lavato. E vabbè, provaci, dai, prova! Per dire, no? Che non significa Necessariamente dover far lavorare, dare compiti, ma questa cosa qui è fondamentale. Cioè, il uh, ricordo un aneddoto di una, una nostra conoscente, che il, una mia conoscente che il cui figlio quattordicenne aveva espresso il desiderio di avere un coniglietto, ah, già questa cosa. Ok, perfetto. E quindi questo coniglietto gli viene comprato, eccetera. Grande, grande felicità. E, e un altro, non una volta l'altra telefonia ha detto adesso. Tu sai, devo andare a pulire la gabbia del coniglietto. Dico: No, vabbè, scusami. Cioè, ha voluto il coniglietto si pulirà la gabbia del coniglietto. Ma perché lo vuoi sempre punire tu? Questa logica, ecco. Questa cosa qui è il cancro delle nuove generazioni. Questa è la cosa per la quale le nuove generazioni dovrebbero uh, arrestarci tutti, cioè, non metterci tutti in un luogo chiuso e, e riparato e imparare a autogestirsi loro, perché questo tipo di approccio è veleno, sì. è un'iniezione di curaro che paralizza e ti condanna all'irrilevanza, non fai... Non... Devi essere frustrato, devi capire che il coniglietto tanto bello caca. <ride> Devi levarla e caga molto, <ride> fortuna in maniera abbastanza individuabile, certo. No, perché se ce ne <ride> se sono no altre, eh, se no ti vai a pigliare il pappagallo, certo. no? che e a un allora. certo punto eh, date altre soddisfazioni in termini di. Eh, e se si, se si leva, se si sterilizza qualunque asperità, se c'è una, eh, una coppa di gomma-piuma da poter lanciare su qualunque spigolo eh, si vede a portata di mano. Eh, non si capisce che nel momento in cui si sarà morti e quindi non si potrà più compiere questo gesto il colpo sulla tempia che prenderà su quello spigolo sarà letale certo. perché perché non è su un corpo giovane in formazione che quando caschi rimbalzi perché se ti fai male da vecchio è peggio quando ti fai perché male non lo da giovane come spigolo. e esatto e sarà una e sarà una ferita profonda e sarà una ferita profonda della quale potrà addirittura vedere la responsabilità di chi ta, 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 praticava. Lo ha, ha sempre. Nel 2013 ho visto una tua bellissima intervista in cui inquadrato in primo piano eh, subisci, perché si può dire subisci, una domanda di 1 minuto e 51 secondi. Davvero? La persona che ti fa quella domanda finisce la domanda dicendoti anche bella domanda. Eh? E tu ri rispondi in 30 secondi. Quanto può essere difficile per un artista essere portato a dimostrazione di una tesi, cioè essere intervistato per dimostrare qualcosa che qualcuno vuole eh, dire di te e non riuscire invece a essere ascoltato? Cioè, qual è l'importanza dell'ascolto che manca completamente? Eh, l'importanza dell'ascolto è fondamentale perché l'ascolto è fruizione se io vado al cinema e non guardo cosa c'è sullo schermo cosa ci vado a fare se io parlo con te e non ti ascolto che, che ci parlo a fare con te Il, la domanda che mi stai facendo è, però è, è più uh, è, è più sottile cioè uh, essere portato a dimostrazione di una tesi è una cosa che mi è successa cioè in... tu che sfuggi a molti cliché perché sei sì. uno che ha una dice, adesso si dice trasversalità ma è uno che sa, sei uno che sa pensare per esteso essere intervistato come un artista hip hop che è una roba che sei ma anche no anche no infatti non è una cosa ogni tanto un po sì un po sì un po sì perché essere cioè, non a caso è sempre un piacere essere intervistato da te eh, perché sì. non mi consideri unicamente un adesso artista parleremo solo di hip hop infatti adesso d'ora <ride> in poi ti interrogo esatto il in Italia abbiamo un problema, e dico in Italia perché all'estero c'è molto meno, e ne ho conferme. Cioè, dobbiamo necessariamente mettere una grande etichetta, dobbiamo trovare lo scaffale, il problema di cui si parlava prima, trovare lo scaffale sul quale piazzare chiunque. Allora tu sei un... cosa sei? Scrittore? giornalista. Una roba così. Scrittore. Se hai il culo di essere autore per il mondo è meglio rispetto ad essere scrittore, perché scrittore fa i libri, autore è un qualcosa di più strano, di più fatato, eccetera. Io sono rapper, io sono rapper per Ormai tutti rap. e hai voglia di scrivere un libro, in cui si, si parla anche del rap, però fai lo spettacolo con Marco Paolini, no? scrivi l'oratorio, l'orchestra, eccetera, e, um, fai mostra fotografica, dirigi video musicali, eccetera, alla fine ti chiamano sempre per... Hai eh, sentito una volta un quotidiano, mi ha telefonato dicendo, ma volevamo un tuo commento a caldo sulla questione, su questa cosa che ha detto Obama. Che cosa ha detto Obama? E, e ha detto che lui è contrario ai baggy pants. <ride> cioè, <ride> Sì, cioè questa cosa di pantaloni larghi a lui, a lui non piace, è un po' contrario. Io non so se. Dico, avete un carattere corpo 400, no? Di quelli lì proprio di piombo, belli grossi, che pesano mezzo una, chilo una uno. pagina. Ecco, ci scrivi sti cazzi molto grandi. <ride> ma come una parola sola esattamente tutto unito, esatto. Un'elvetica un, un da mezzo chilo a carattere, certo. per favore. E, e ho proprio detto: no, guarda, io non, mi, mi dispiace, ma no, su que, questa proprio non te la rilascio la dichiarazione, è stata uh, la prima volta. Ma più volte l'ho fatto, uh, nel momento in cui è successa quella, quella catastrofe in, uh, nella, nella discoteca delle Marche, eccetera. È tempestato di telefonate, era New York, e tempestato di telefonate, di trasmissioni, telegiornali, eccetera, che volevano un mio giudizio su uh, sfere e basta. Peraltro tu hai detto una cosa che, che trovo di, di grande equilibrio, tanto per cambiare, eh, dice ma perché intervisti solo quelli che ti piacciono? Perché mi piacciono, eh, invito le persone che no, questo lo dico io. No, hai detto una cosa che mi è piaciuta molto sulla trap e, e in genere su, su quella scena, cioè tu hai detto per fortuna che c'è, nel senso eh, non sta a me, eh, io faccio un'altra cosa, ma non sta a me giudicare il fatto che sia bella, brutta, per me è bella, perché il fatto è che uno prenda, Uh, si metta davanti a un microfono, uh, pensi a come portare la voce, ma usi l'autotune, chi se ne fotte, ma faccio una cosa che poi è un prodotto della sua fantasia e creatività, per me è santo. Quindi non rompetemi le palle. È un'espressione. È un'espressione. Invece, potremmo fare una finta analogica, cioè ti faccio mettere la cassetta, eccetera, ma siccome parte tutto da X, la faccio passare già lì. Questo pezzo dei, dei Beastie Boys ehm, racconta un modo. Di, di fare musica, ma, ma è un po' di più in realtà, prepeste Mike. Eh, quando tu hai iniziato, eh, proprio per parlare di cultura e non di cliché, quando tu hai iniziato nel gesto di passare il microfono, e quindi di lasciare che l'altro raccontasse una storia che tu hai iniziato a raccontare prima ancora del dissing, dell'uno contro l'altro, ma in quella cosa lì, in quel rituale. C'era molto della tradizione orale, del fatto di raccontare una storia. Si è un po' persa quella cosa. Cioè, eh, ora chi fa rap e chi fa trap, chiamiamola derivazione o meno, ha una forma di individualismo molto più spinta. Quando è arrivato Franky, io ricordo, c'era Franky che era la punta di diamante o, o la, la, la punta dell'iceberg emergente sì. di un movimento che poi è arrivato tutto. E vi aiutavate? Sì. Sì e no. Pubblicamente sì. Sì, sì e no. Ehm. Uh sì e no, cioè c'era il no ma c'era anche il sì Secondo me. Cioè, questa è... cosa adesso è molto molto più rarefatta molto più, eh, è diventato un po' anche questa una forma di edonismo e di egotismo assoluto io canto e guardate me, me e me ma eh, sai, è una cosa un po' diversa, cioè nel, nell'hip hop c'è ancora quella cosa del pass the mic eccetera, esiste però chiaramente non avendo una esposizione mediatica Uh, grande come invece la trap che ha una, quasi la totalità dell'esposizione dell mediatica possibile delle 24 ore le usa tutte e ha delle modalità differenti di, di espressione parte da dei presupposti diversi non ha quel tipo di, uh, di, di, di costruzione tuttavia di contro Rispetto al passato, oggi c'è una enorme compartecipazione, oggi ci sono molti più featuring, molti più artisti che tizio Caio Semprono che fanno un pezzo insieme, poi su quel mixtape, eccetera. Ma, e mi riferisco all'Italia, rispetto che al passato. In passato era molto, secondo me, eh, c'era una eventi in cui varie entità... Si, si performava, si faceva tutti insieme, adesso ci sono vari individui che costituiscono un'entità e fanno una cosa, altri individui, parte di questi individui più altri eh. e questo tipo di um, um, permeabilità della scena artistica Secondo me è un ulteriore vantaggio, un ulteriore plus valore rispetto al passato e l'unica cosa della quale sono un, eh, mi dispiace, insomma, mi dispiaccio, è che eh, in pochi eh, si incuriosiscono sulle origini di questi sound, di queste modalità, di questo tipo di espressione. Cioè, vanno a cercare che cosa fosse successo nel passato, come si è arrivati ad avere eh, artisti eh, autoprodotti che, fanno, che iniziano autoprodotti e pur autoproducendosi con una major alle spalle hanno billboard a Times Square, a, a Londra, eccetera. Come è, com è possibile questa cosa? straordinaria e questa cosa squisitamente hip hop perché partire da una piazzetta uh, della periferia milanese e arrivare a essere un artista che ha uh, questo tipo di riconoscimento internazionale cosa c'è di più hip hop scusatemi c'è certo. cioè, eh. qualcuno in cui ti, ri ti rivedi in qualche modo ti faccio questa domanda perché eh, c'è stato fight Faida. tanti anni dopo Marrakesh ha scritto un pezzo che ribadiva un po' quel concetto che si chiama rapper criminale che diceva io sono un artista se anche canto storie di strada se anche racconto storie di strada tendenzialmente non faccio quelle cose e sì, non sì, è interessante eh. c'è cioè un discrimine sì. da lì in poi nessuno ha capito questa cosa e... io, non ti dico come, io non ti dico come fare le panette tu non mi devi dire come fare il rap esatto quella roba lì <ride> Arrivati a questo punto, da lì in poi però è come se questo messaggio fosse caduto un po' nel vuoto, perché metà dei testi trap che sento, oltre a parlare di storie d'amore un po' disfunzionali, in cui comunque c'è molta violenza, eh, sono quasi tutti testi che esaltano quelli che in fight da non venivano chiamati valori, la famiglia ma intesa in quel modo, quelle famiglie, eh, non toccare la mia famiglia, io non tocco la tua famiglia, c'è cioè tutta una roba di minacce trasversali, eh, è come se io ti do ragione, molto volentieri dicendo è bello il gesto creativo, la trap eccetera, però da quel punto di vista, non dico dell'integrità dei testi, ma ci fosse una battaglia un po' persa, cioè è successo qualcosa per cui eh, sembra che eh, quel genere di sollecitazione a pensare, a ragionare, a, a lavorare sulle parole, a spiegare che da rodare in poi le parole hanno quel senso, sia un po' andato perso con la trap, cioè è, è, è tanto tanto lontana da dove si sperava potesse arrivare il movimento hip rap. Ma è una cosa diversa, ripeto. L'hip hop c'è. Esiste ancora. Non è che è vogliamo questa notizia. cosa. <ride> L'hip hop c'è, ma ragazzi, il disco dei, parlo del disco dei Grand Jewels, perché una delle cose che è accaduta nel pieno della pandemia, quando ho sentito un la e ho visto il video con loro, Zack della Rocha, con un, quel tipo di atmosfera, un sound. Uh, su, cioè, suoni moderni in uno stile vecchio, uh, boom, e quello è hip hop, è hip hop, con H enormi eh, che, che gettano ombre sul, sul pianeta. E il, la trap scaturisce da quel mondo come tante altre cose, come l'Elector è scaturita da quel mondo, ha avuto un altro percorso, la techno, l'house da dove pensiamo che arrivino? Cioè, Quando, allora Visto che questo era il risultato, cioè farti dire che l'hip hop è vivo e sta benissimo, <ride> eh, facendo un breve tutorial, non ti faccio far freestyle, te lo chiedo. Grazie, però, anche perché non ne sono capace. Quindi. però chiedendoti. allora, invece è molto interessante capire da dove parti tu, eh, la scrittura, la tua scrittura, eh, da dove nasce? Perché alcuni scrivono per immagini, altri scrivono seguendo un concetto, quindi in realtà è predeterminato quello che faranno, altri ancora improvvisano e quindi lavorano sul flow parte una base e ci vanno sopra posto che tu farai tutte queste cose Beh. ma tendenzialmente da dove parti, anche perché tu che adesso stai facendo un esperimento narrativo stai scrivendo un romanzo eh, e quindi finalmente sei libero dal beat <ride> devo a scrivere La per l'arco finalmente posso essere Dio Sì, se posso decidi posso essere Dio ma quando ah. scrivi rap non sei Dio? Cioè no. hai dei vincoli che sono sì, certo che ce li ho io ce li ho, me li metto io chiaramente, non ho vincoli perché come molti potrei fare fiction, potrei raccontare, un... c'è libertà, si può fare. Io personalmente ho scelto di non inventarmi un personaggio, non dover eh, compiere delle esagerazioni per mostrare la realtà. Uh, dei fatti, mi riferisco a quello che è successo con Boogie Down Production, quando Keir Swan ha iniziato a uh, popolare di un immaginario fatto di violenza, di pistole, di armi e cose varie, perché raccontava quello che c'era fuori per strada, perché era un'edulcorazione no, non mettere le armi in quella musica. E non era un raccontarla. Io mi sono dato come mi viene naturale, non è che un giorno ho deciso no, io farò soltanto le cose così, però mi viene naturale parlare di uh, cose che hanno un riscontro nella, nella realtà e per le quali esprimere un mio punto di vista mi, mi illudo, mi picco di pensare che possa essere un, di qualche utilità per chi ascolta. L'anno scorso sono stato a sentirti, eh, eh, eri con Lorenzo sul palco oh. e, e quando sei uscito tu c'erano un padre e un figlio, è stata una scena molto bella, eh, il padre aveva la mia età, il figlio era già grande eh, e eh, quando sei arrivato il padre ha detto una cosa che io trovo meravigliosa, ha detto que quello è uno serio, è, se è serio, è una cosa che spaventa tutti e non lo diceva serio nel senso di è uno importante, diceva una persona seria, e ogni tanto, eh, non è male, no? <ride> no cioè, non puoi te. dire tante cose, come lo stai raccontando, tu cerchi di eh, essere un buon cronista, il miglior cronista possibile di una storia che poi puoi drammatizzare, ma resta cronaca perché sì. è quello che vedi, sì. è una cosa seria. Cioè, non è pericoloso essere seri nel mondo dello spettacolo, non è una cosa che rischi di pagare. Sì. Certo, eh, infatti sono diciamo, un, un etual sulle, stelle, su, sulle prime pagine di tutti i giornali, non conduco trasmissioni in prima serata o in seconda, o, eh, quindi cioè, è evidente che uh, ci sono delle, delle controindicazioni, ma dipende dall'obiettivo che uno si pone. Cioè, se l'obiettivo è fare successo, allora... Uh, non ha neanche senso concentrarsi su un'espressione particolare, non ha neanche certo senso saper fare delle cose. Basta prestarsi a fare cose che persone che lo fanno di mestiere ti sanno consigliare, opportunamente pagate, remunerate e, e buono. Però uh, non, non mi è mai interessato fare successo, cioè non è mai stato il mio obiettivo. Quando incidentalmente mi trovavo in un succede stava <ride> dopo, succedendo dopo un po' guardavo indietro ah, eccolo il successo eccolo lì. era quello lì era quello lì eh? e mm. effettivamente poi insomma è, è, è saporito piacevole capisco chi ci va a ruota certo e, però non eh, volentieri io mi mh, continuo a fare questo mestiere questo o, o, lobby della cronaca continuo ad averlo perché mi, è la maniera nella quale mi riesco a a esprimere essendo me stesso. Forse unico tra, 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 tra gli artisti eh, della tua generazione, ma anche di quelli che sono venuti dopo, sei uno che adesso ha deciso che il tema non è tanto fare un disco in questo momento storico, il tema è fare dei singoli, sì, perché hai cose, delle cose da dire. Dire cose, dire cose... Cioè se mi... Se un'uscita discografica mi deve vincolare a dover aspettare mesi prima di poter dire una cosa che invece c'è urgenza di poter dire, adè, di, di, di dire adesso, allora forse è un tipo di meccanismo che non mi interessa. E sinceramente non mi interessa proprio mettermi lì a scrivere 10, 15, 20 canzoni, registrarle, cioè, wow, un anno fermo. Eh. Non mi interessa proprio, ma noio, ma noio da morire. Um, hai, detto, hai trovato un'immagine molto felice. Hai detto che il mondo, e qui parliamo un po' anche di tutto quello che sta intorno alla pandemia, che viene molto prima, eh, parliamo di ecologia, dell'esaurimento delle energie. Hai detto che il mondo è stato manutenuto molto male. <ride> e co Cosa facciamo? C'è un tutto tuttofarce, <ride> c'è un numero di telefono magico, per cui arriva quello che ai tempi nostri si chiamava L'Omino, Lomino. e lo ripara. Lomino. Come si fa? Mister Minute, quello che faceva <ride> i tacchi e <ride> le chiavi. E, che, come si fa? Eh, eh, si inizia a mettere le mani <ride> no, non... perché c'è adesso senza chiederti, no? sembra di averti chiesto una soluzione ai problemi del mondo, ma in realtà la cosa un po' sconcertante no? per chi lo osserva lo racconta continuamente è un po' in nuvole. Tu anche questa linea che non è esattamente un'apertura melodica, ma che è un po' cupa, la racconti? cioè sì. il fatto che questa incapacità di imparare dagli errori, questo modo di eh, ribattere sempre sugli stessi errori. Eh, noi ce l'eravamo detti a marzo, no? Non andrà tutto bene, <ride> non ne usciremo migliori, mm. non eravamo migliori prima. Cioè, eh, mm. E questa cosa, però, parlando di ragazzi, di giovani, dell'eredità che lasciamo, di, di questo mondo un po' incerottato, eh, porterebbe di nuovo. Non voglio portarti dalla mia, ma al di là della responsabilità e della frustrazione, anche un po' più di rabbia, probabilmente, perché. Noi e quelli prima di noi stiamo facendo un pessimo servizio nella confezione che regaliamo, sì, cioè stiamo non si sta facendo un servizio. Non si sta facendo un servizio. Io non vedo fatto un servizio: io vedo uh, gran tubi di Bostik per stuccare questa diga. Con, dalla quale lame di acqua ci, ci sfrecciano a un palmo del viso e noi andiamo lì con la stoppa a infilarla nelle feritoie perché eh, e non c'è una seria volontà del. perfetto, allora facciamo una cosa. Abbattiamo quel pezzettino lì, facciamo uscire un po' d'acqua in maniera che salenti la pressione e poi possiamo ricostruire. No, non c'è questo, questo tipo di, di logica. Non c'è. Si parla delle ehm, si fa riferimento alle possibilità di futuro dell'Italia aprendo grandi cantieri di grandi opere. Si, si va avanti a suon di grandi opere uh, hanno creato, strutturato un meccanismo una, una serie di società e di uh, gruppi di interessi privati uh, commisti al pubblico per la creazione del ponte sullo, stretto, ponte sullo stretto che bloccando la quale adesso bisogna pagare penali per milioni e milioni e milioni di euro Fermo restando che io sarei per bloccare tutto e vedere se si devono pagare queste penali per milioni di euro, ma eventualmente pagarli, perché quella cosa lì in questo momento non ci serve, ci servirebbero tante altre cose più piccole. È possibile che la biblioteca di Lucca debba chiudere... Arrivavo lì. Perché? Delle 22 persone che ci dovrebbero lavorare dentro, ce ne sono disponibili soltanto tre, di cui una è la direttrice. Peraltro, mentre stiamo lanciando la Netflix <ride> della si lancia la Netflix della cultura eh, utilizzando, avendo come partner non la televisione di Stato che ai mezzi, ha, ha la storia, la professionalità è quella che ha prodotto tutti, tutti il 100% dei contenuti culturali italiani nell'ultimo. dalla da, 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 guerra in poi li ha fatti a Rai, no? E non si usa quello, ma si utilizza una piattaforma privata che ha come unico vantaggio quello di avere già funzionante un servizio di botteghino online. Cioè si sceglie come partner per una cosa che deve promuovere la cultura italiana agli italiani e al mondo, uno che ha. Un botteghino e basta che non ha mai prodotto un contenuto in vita propria, che ha 40 e passa milioni di euro di debiti maturati in 8 anni, che è barabarabarabà. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Fermi tutti, fermi tutti. Ma d'altronde, quando gli interlocutori saranno ministri che parlano soltanto della prima della scala, senza pensare al fatto che la scala ha una seconda, è una terza. E dovrebbe avere anche una decima. Un certo È una mese. ventesima perché con quel che costa l'allestimento di un'opera, facciamola, facciamola lavorare, facciamola andare la gente a teatro, facciamo che dopo un mese c'è ancora quella cosa per il biglietto costa di meno perché a un certo punto ci possono andare anche quelli. Pa, 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 pa. Follia! Follia! Siamo persone che considerano, eh, siamo governati a persone che considerano la cultura come un qualcosa dal quale ricavare denaro già come concetto che è fondamentale perché io, tu, le persone che in questo momento stanno lavorando intorno a noi guadagnano denaro con la cultura, perché volenti o nolenti quello che stiamo facendo adesso è cultura, poi se ne potrà parlare sì. per un'altra sera, ci facciamo un altro ciclo <ride> su questo tema, però il, è il concetto si riduce esclusivamente al... riesco a monetizzarla questa cosa? questa cosa, non le persone che staranno a casa e vedranno questa quest intervista, le persone che in questo momento stanno lavorando, stanno imparando una cosa interessante, ma tecnicamente perché scoprono che magari, eh ragazzi ma c'è questa funzione che non sapevo, vado, vado a... no, la monetizzazione come unica regola. La monetizzazione, cioè un, si parla di un ministro che quando è stata fatta la notte bianca della cultura ha detto... E sarebbe molto bello, anzi apriamo ai musicisti nei musei. Il musicista può entrare in un museo a suonare e esibirsi dentro il museo, nella Notte Bianca della Cultura, facendo, curando lui l'apertura della SIAE, lui paga la SIAE, però ci può venire attivando anche un'assicurazione rischio terzi, perché se qualcuno si fa male dentro al museo mentre lui sta suonando alla sua performance, eh, la responsabilità forse può essere la sua quindi se tu ti paghi la e <ride> ti paghi un'assicurazione puoi venire gratuitamente a suonare dentro a questo è un'occasione straordinaria che figata lo <ride> trovi anche tu azzurra. che sia una vera figata molto bello senti come gesto di pace ma non perché abbiamo litigato io e te ma neanche sì col ministro sì ma chi se ne frega ti dono questo bonsai è un gesto oh, ecologico mio, e green mio. che tu poi crescerai nel tempo puoi curarlo c'è un kit per curarlo per ora l'hanno chiamato tutti ignazio se vuoi darle eh, questo è, tuo, è il tuo ignazio questo ma è il vuoi, mio ignazio eh, si chiama così se vuoi darle un altro nome poi, puoi farlo Beh, un secondo nome a quel punto sì esatto però ho il primo cioè, quello bravo sei tu nel senso devi <ride> <ride> <come> chiamarlo <ride> e raccontarlo ah, grazie mille e, come sigla finale eh, per stare ancora fuori dall'epoca tutto sommato abbiamo usato Peste Mike ma per raccontare un passaggio eh, ho scelto una canzone che tu ami molto <ride> Perché tutto sommato da qui un po' nasce, no? Sì, è un po' partito da qui, è un po' partito da cioè, qui. Cioè il gioco delle de, de parole eh, l'ha riempito, ti ringrazio tantissimo. Poteva andare avanti altre due ore e per quanto l'on non dimande, non su uh, Izzard. <ride> sì, <Per quanto ride> <la dimande, ride> sia una cosa molto libera, la comprimiamo in queste ore e venti di chiacchiere, grazie. Grazie a te, sono stato se un tu. Sei, sei centuraneo di quella so <ride> Ciao! Archim Vaglia a fare le strisce, a ah, chi invece avvelena le bisce, uno tira soltanto di destro l'altro.